2006, scopro che mia madre è malata di cancro, nel mese di settembre, dopo un ricovero urgente in ospedale, e alla fine mi dicono che sono proprio metastasi, che non c'è più niente da fare, e mi fanno incontrare con il dottor Orsi, il quale mi spiega appunto che potrebbe essere accompagnata sia mia madre che io stessa, che assisterò a mia madre, con le cure palliative. Pur essendo operatore sociale, io non avevo mai sentito parlare di cure palliative. Tre anni di chemio, tutto ciò che era possibile fare per combattere questa malattia, ma dopo 7 mesi sono risultata recidiva, quindi non è andato come doveva andare, bene, anche le chemio non avevano fatto il loro percorso che doveva essere fatto, infatti poi avevo sentito altri 2 consulti e mi hanno detto che della mia malattia non c'era guarigione, quindi io non avrei sconfitto il cancro. Alcune palliative sono nate sostanzialmente perché un direttore generale, il dottor Martagliati, si è reso conto che esisteva questo buco nell'assistenza, come in tante regioni d'Italia, in tante nazioni del mondo, e quindi ha deciso di investire in questo settore, mi ha affidato un progetto, io ero molto interessato a far partire le cure palliative nel mio territorio, e quindi mi ha affidato un progetto, so che poi un progetto che poi è cresciuto e ha cominciato a raggiungere i primi risultati, avere un ottimo riscontro da parte delle famiglie e un po' dopo da parte dei sanitari. E niente, faccio l'esperienza, mia madre torna a casa, faccio l'esperienza con questa equip domiciliare delle cure palliative, che veramente seguono molto la mia mamma, ma seguono anche me, portandomi alla fine a esplicitare proprio anche la domanda di voler sapere come mia madre sarebbe morta, cosa certamente non facile perché me l'anticipassero così. E veramente, ecco, io ho fatto un'esperienza di grande aiuto per la mia mamma, per me, per i miei familiari. Sono andata lo stesso avanti a fare le chemio fino a che il mio fisico ha ceduto e lì ho preso la decisione di non farle più. E da quel momento i medici l'hanno vista come un fallimento e mi hanno un po' abbandonato. Sono stata mesi da sola con i dolori e non sapevo più da che parte rivolgermi. Poi stavo facendo un percorso con una psico-oncologa da un altro ospedale e mi aveva inserito nella terapia del dolore da settembre fino a dicembre, fino a che ho avuto questa occlusione intestinale, e da lì sono partite le cure palliative. Da quel momento la mia vita è cambiata totalmente. Quando ti trovi davanti a una persona che sta male e non hai armi se non le tue mani, ti rendi conto del potere dell'uomo che ha, c'è lo sguardo, lo stare. È vero che non ti sto guarendo, ma ti sto curando. È vero che non posso salvarti, ma ci sono. E questo, da una parte, riconosci la tua impotenza, però d'altro canto esce quella parte che invece accoglie, quella parte che cura. Sono più serena, più tranquilla, assistita, non ho paura più di niente. So cosa mi aspetta, l'ho sempre saputo, ma ho vissuto la mia vita a pieno, mai come una fine, ma come ogni giorno un giorno in più per me. Evitare un eccesso di terapia, evitare un difetto di terapia ed evitare un abbandono, e quindi invece l'istanza etica è quella di accompagnare questi malati, proteggendoli da una sofferenza, accompagnandoli nella fase finale della vita. La morte ci appartiene, come ci appartiene la vita. Ognuno di noi muore di qualcosa, che sia un infarto, un incidente, e c'è gente che muore di malattie, come il cancro. Se io non l'avessi preso di petto, non sarebbero passati 4 anni.
quando la medicina era poco potente e poco conoscente, non poteva far altro che stare vicino, assistere in qualche modo, era più la componente di supporto relazionale che non di la componente tecnica, perché non c'erano i farmaci o quasi non c'erano le tecnologie. Quindi allora, fino diciamo alla prima guerra mondiale, la medicina ha ricoperto questo ruolo di accompagnamento, privilegiando, guarda caso, il domicilio. La prima terapia non è il farmaco, ma è la persona. Tu ti accorgi però del valore della persona quando non hai il farmaco, perché altrimenti usi il farmaco, chiaramente. E questo lo ricordo molto bene, perché quando sono stato al domicilio di una paziente affetta da una patologia mammaria, che ormai era un cratere, non era più mammella, che in realtà io andavo solo a medicare, dare solo un paracetamol, perché questo è quello che io avevo, questa donna seduta in un'amaca, perché questo loro non hanno i letti, hanno le amache, a un certo punto mi sono sentito impotente e non volevo più andare, perché dicevo, dopo tutto io non riesco a dare nulla a questa donna. In realtà lei mi cercava e non capivo perché lei mi cercasse. A distanza di anni, quando poi ho iniziato a fare le cure palliative, ho capito l'importanza per lei che ci fosse qualcuno vicino a lei, indipendentemente da quello che facessi. Quando chiacchiero con qualcuno, perché non sono sempre tutti che stanno morendo, c'è anche gente che chiacchiera, io ringrazio, perché dico, ma quante belle cose che mi ha detto oggi, che mi ha raccontato, che mi ha... Cioè, se si aprono ci fanno un dono grandissimo, perché ci raccontano le loro cose più intime, perché loro sono arrivati a qualunque cultura abbiano, qualunque livello di studi abbiano, sono arrivati a un punto dove tirano l'essenziale della loro vita, loro sono arrivati a tirare le somme dalla loro vita, e quindi ti regalano cose, che pensieri che non, noi non riusciamo ad arrivare lì. Non si ascolta solo con le orecchie, si ascolta con gli occhi, si ascolta col tatto, quando tu accompagni la fase terminale tenendo la mano della persona, accarezzandola, ok, tu capisci che questa ti comunica molto di se stessa, del suo come sta in quel momento, eccetera, e ascolti quello che ti dicono più di tutto col cuore. Non sono sola. Io tutte le mattine c'è la loro telefonata, due volte alla settimana ho la loro visita, mi assistono con i medicinali, si prendono cura di me, e quindi io sono tranquilla, sono tranquilla. Quante volte io mi sono detto di fronte a certi malati che soffrivano molto, dico, se capitasse anche a me cosa faccio? Per dire, cioè, che siamo fatti tutti carne ed ossa. È facile parlare della sofferenza del malato, ma poi, quando poi sei toccato, è un'altra cosa. L'associazione nostra viene dal dottor Privitera, che era un medico di Crema, che ha lasciato il suo studio di medico condotto a disposizione dell'associazione. Nel 2003 viene costituita la CCP, l'Associazione Cremasca Cure Palliative Alfio Privitera, che ha appunto la finalità di sostenere gli interventi che allora erano solo a domicilio, perché le cure palliative partono a domicilio, poi nel 2006 partirà l'hospice, e allora sosterrà anche l'hospice, poi di promuovere sul territorio la cultura delle cure palliative. Promozione e sostenere dal punto di vista economico. Economico anche, sì. Siamo forse 80-85 come volontari in ambiti diversi, non tutti in hospice chiaramente, anche perché ognuno si può sentire portato per esperienze diverse, tutte utili e fondamentali per l'associazione e per la vita dell'associazione. Più gioco a carte, più volentieri con quello che ha fatto il mio mestiere, un mestiere simile, un percorso così, che viene qui a offrire. Piuttosto che la figura che è medico. Che no, un medico, un fisioterapista, eccetera. Con loro faccio altri
fate chiacchiere, di qualche cosa, scambiate cose, ma la partita a carte al bar la facevo con gli amici. In hospice che cosa facciamo? Oltre ad ascoltare, che è la funzione importante, torno a dire, malato e familiari, aiutiamo a mangiare, anche a imboccare, aiutiamo la persona che fa fatica a camminare, magari per andare nel giardino, facciamo delle grandi partite a carte, perché in hospice non si arriva moribondo, si arriva anche così, col tablet, secondo quelle che loro vogliono vedere, ascoltare musica, vedere montagne, vedere animali, vedere così. L'hospice è sicuramente importante, un tassello della rete, ma non è la parte principale, non è il ricovero. Questi malati, queste famiglie stanno bene se sono curate, supportate a casa, perché è il loro luogo di vita e quindi diventa anche il loro luogo naturale di morte. Ecco, questa dimensione delle cure palliative ci deve aiutare davvero a comprendere come sempre dovrebbe essere questo l'accudimento a ogni persona. Perché, ecco, io sono un po' dispiaciuto del fatto che, per esempio, ci sia un investimento così grande in questa dimensione, grande e bellissimo, bellissimo, e non si dia la possibilità, per esempio, anche in condizioni che non è di fase terminale, ma in condizioni abituali, come qui in ospedale, il personale, le risorse messe in campo, che siano davvero al massimo livello per seguire le persone così. Quando magari capita che parlo con persone che mi chiedono come sto, che dicono no, sto bene, ho attivato le cure palliative, cambio l'espressione come se sto per morire. O quando dico sono un paziente oncologico terminale, proprio si spaventano e si allontanano. E a me questa cosa non la capisco. C'è poca informazione. E c'è poca informazione, ma soprattutto c'è gente che non vuole ascoltare l'informazione. Questo è fondamentale. Ha paura, non so di cosa hanno paura, ma non, qui non c'è niente da aver paura. C'è da aver paura essere da soli, essere abbandonati, a non esserci le cure palliative, a non esserci la morfina. Di questo bisogna aver paura, che non ci siano le cure, non che ci sono. C'è ancora una grande resistenza culturale, e intendo dire la gente comune, sì, ma anche professionale, per quanto riguarda i professionisti. A un certo momento la frase sì, si attivi le cure palliative, fai morire le persone prima, ormai era di eccetera, cosa poi che io vi posso testimoniare nella mia esperienza, non assolutamente vera, perché tu muori quando il tuo momento, non muori né per la palliazione. Con quello che mi è successo con il ricovero, che mi ha spaventata, anche perché io poi faccio domande, quindi mi si era detto che se mi fosse successo un'occlusione intestinale avrei avuto solo 3 mesi di vita, quindi ho già calcolato, ho detto oddio, sono a dicembre, a marzo muoio perché ho 3 mesi di vita. E invece superarlo, grazie sempre alle cure palliative che mi sono state vicino, hanno risolto il problema con i medicinali, ho curati, accorti e quant'altro, ritornare così e riprendere la mia vita per me è stata un'altra battaglia vinta contro di lui. Ho detto sì, tu ci sei, ma non è ancora il tuo momento, non voglio ancora che sia il suo momento. Ancora il timore della morfina, dell'oppioide, della sedazione, la difficoltà da parte di un medico a dire stop, voglio comunque fare. Fare vuol dire fare ancora degli interventi sproporzionati rispetto alle condizioni del paziente, accanimento. Che questo non aiuta il medico, non aiuta il paziente, non aiuta la famiglia, vuol dire quindi un passaggio tardivo in cure palliative, quindi vuol dire tutto posticipare, poi diventa tutto di fretta perché poi comunque la situazione precipita, vuol dire veramente un fallimento da tutti i punti di vista. Quindi direi che un buon equilibrio oggi può essere tenuto fra questi due estremi. Da un lato il dolore fisico inutile va eliminato. Dolore fisico non serve al malato e non serve al medico, soprattutto in queste fasi di malattia, ma anche nelle fasi acute, voglio dire,
non abbiamo quasi più bisogno del dolore per capire qual è il problema. E comunque una volta capito va trattato. Perché se tratti il dolore, il malato sta meglio, anche in fase acuta guarisce prima, meno complicanze, esce prima dal letto, va a casa prima, deambula prima, si complica meno, eccetera. Quindi il dolore lì non è utile, ma non è utile anche nelle fasi medie avanzate. Quindi il dolore fisico va assolutamente controllato al meglio del possibile, coinvolgendo il malato e convincendolo che non deve apporre la morfina, perché poi una delle altre cause è che c'è questa oppiofobia, sì, per cui la morfina non si usa, non va utilizzata solo alla fine, negli ultimi giorni, eccetera. Io, grazie a Dio, da quando la prendo, sono da dicembre che la sto prendendo, quindi sono 3 mesi e mezzo, quasi 4 mesi, io sto bene. Come tutti hanno gli effetti collaterali, anche la chemio ha gli effetti collaterali, eppure nel tratto mi ha dato la possibilità di continuare a proseguire un percorso di vita comunque bellino e quant'altro, e la morfina è uguale come la chemio, meno male che c'è. Quindi da un lato c'è evitare la doppiofobia, dall'altra bisogna far rientrare la sofferenza, non fisica, ma la sofferenza dell'uomo, ancora una volta come la morte, un po' nei pensieri. C'è una quota di sofferenza che non è eliminabile nella vita, è legata alle vicende umane, è la sofferenza psicologica, la sofferenza esistenziale, è legata all'essere uomini e condurre una vita. E quindi nella vita hai delle perdite, hai dei distacchi, hai degli insuccessi, questo genera sofferenza. Allora, questa non può essere sradicata, perché è connessa nella vita. Può essere in qualche modo gestita, può essere in qualche modo supportata, ma l'idea di vivere una vita analgesica, analgesizzata, fa cadere proprio nell'illusione. Ecco. Per cui poi quando arriva non la si sa gestire. Perché poi vedono me che io ne parlo così, anche ridendo e scherzando, anche quando magari mi incontrano, Lucilla, che come stai? È tanto che non ti vedo. Ho detto, ma tanto io se muoio poi fanno lutto cittadino, quindi lo venite a sapere. Ecco, io la butto sul ridere così. Poi l'approccio, diciamo, dalla medicina in riferimento al dolore forse tante volte illude di poterlo togliere del tutto, forse toglie il dolore, diciamo, fisico, ma è un'illusione, perché non è che la dimensione organica se ne va per suo conto, la sofferenza è della persona. Poi i miei fiori preferiti, le calle, le rose, le gerbere, il madò e anche il mio colore. Grazie, che bello, grazie, grazie a voi tutti. Oh, guarda, mi avete commosso, sto cercando di trattenere le lacrime per il trucco. Per il trucco. Piango dopo. Grazie, grazie.